Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Signori, finalmente a distanza di un mese abbiamo nuovi leak e nuove informazioni sui prossimi giochi Pokémon, direttamente dal leaker che già prima aveva rivelato potenziali informazioni sui nuovi titoli per Pokémon in arrivo su Nintendo Switch. Signori, l'immagine che state vedendo in questo momento è il leak stesso, è un'immagine per certi versi da interpretare, è un'immagine molto interessante e che in un video più approfondito andremo ad analizzare per poi cavare fuori dei risultati veramente importanti a mio parere. Ma signori, volevo focalizzare l'attenzione sulle informazioni scritte, sulle informazioni chiare di questo leak. Abbiamo la rivelazione, fra tante virgolette ovviamente trattandosi di un leak, dei Pokémon leggendari. Abbiamo un serpente malvagio e un serpente buono a quanto pare. Un serpente che pretende le uova di Pokémon rari come tributo e che rappresenta la forza interiore, che personifica questa forza interiore. Il che è una cosa, per l'appunto, intesa all'interno del contesto evidentemente malvagia. Abbiamo invece il serpente buono che colleziona o comunque assorbe la luce per assicurare i nutrimenti per le creature degli abissi e che è rappresentativo dello spirito di cooperazione. Signori, questi due leggendari andrebbero a confermare la teoria di un mese fa che andava a parlare del gioco come un contrasto non tra tradizione e innovazione, quanto più tra unione e divisione. In questo caso forse singolarità e pluralità. Possibile che nella scorsa teoria abbiamo fatto degli errori a livello lessicale, ma questi due leggendari sembrano confermare quello che avevo teorizzato all'incirca un mese fa dopo i primi leak. Abbiamo poi, signori, un brother plot twist. Questa informazione mi ha sinceramente un attimo destabilizzato. Un plot twist dedicato ai fratelli, quindi una sorta di remake concettuale di ciò che avveniva in quinta generazione. Non mi convince molto, sarò sincero, questa scritta. Mi sembra una cosa già vista e mi sembra una cosa abbastanza complicata, anche se ovviamente a livelli di trama abbiamo già visto che funziona. Ma una cosa molto molto molto, anzi direi troppo simile a quella già vista in quinta generazione. Tant'è che poi, ragazzi, abbiamo anche questa immagine molto particolare in cui abbiamo una sorta di linea tratteggiata che collega due aeroporti vicino a una bandiera americana. Noi sappiamo che l'aeroporto è presente a Unima e che Unima rappresenta l'America del Nord. Quindi anche in questo caso c'è questo parallelismo tra quinta generazione e la prossima generazione, ossia l'ottava. Particolare perché Unima non è una regione così amata dai fan e quindi mi sembra particolarmente strano. Infine, un'altra informazione molto interessante e chiara all'interno di questo leak. Già prima vi ho fatto un'anticipazione sul simbolismo di questa immagine parlandovi della bandiera degli Stati Uniti, è la nuova funzione Turbo, che aumenta le statistiche per i Pokémon deboli. Questo vorrebbe dire, ad esempio, che un Panzer potrebbe competere tranquillamente con un Dragonite attivando questa particolare modalità. Sappiamo che dalla sesta generazione in poi all'incirca ci sono delle introduzioni di battaglia sempre più interessanti e sempre più condizionanti le battaglie stesse. Quindi, insomma, non sarebbe così assurdo un'introduzione del genere, anche se mi sembra abbastanza tirata come cosa. Non so come potrebbe funzionare bene, visto che andrebbero in questo modo ad assottigliarsi vari livelli all'interno del metagame e tra l'altro poi ci sarebbero dei problemi, secondo me, a livello di tipo organizzativo. Però di questo andremo a parlare più attentamente in un prossimo video. Abbiamo poi, ragazzi, tantissimi simboli che, vi dicevo, andremo ad analizzare in un video molto più dettagliato, in cui sicuramente andremo a farlo in facecam, in cui andremo per l'appunto a scoprire dei dettagli veramente importanti. Io spero che questo breve video news vi sia piaciuto. Se così, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.